Torniamo adesso all'oggetto 142, si tratta di un'interrogazione che presenterà il vicepresidente Mancini ed è rivolta all'assessore Cecchini. Conferimenti di rifiuti alla Regione Marche rispetto dei tempi per la risoluzione dell'accordo. Prego, vicepresidente. Grazie Presidente, buongiorno cari colleghi. Un breve accenno su questa immagine. Carissimi rifiuti oggi su un noto quotidiano nazionale. In pratica il tema dei rifiuti non porta un buon regalo agli umbri, anzi porta maggiori spese per il prossimo anno, come è stato già per gli anni precedenti. Caro Assessore, lei sa benissimo, questa è una mia particolare attenzione al tema dei rifiuti, l'abbiamo fatto in questi anni, però mi preme eccepire ancora che le risposte non arrivano e appunto il titolo del quotidiano che poc'anzi ho mostrato dimostra che avevamo ragione. Il tema dei rifiuti in Umbria non è risolto, non è affrontato seriamente e mi permette, Assessore, nella interrogazione le chiedo chiarimenti al fine di risolvere appunto situazioni che sono alla base dell'aumento delle tariffe che proprio veniva riportato dai quotidiani nazionali. Quindi, premesso che l'assessore Cecchini nella conferenza del 20 giugno 2018 ha annunciato la prosecuzione per ulteriori 6 mesi dell'accordo interregionale stipulato a dicembre 2017 tra la Regione Umbria e la Regione Marche per il conferimento di rifiuti indifferenziato a quest'ultima prodotta in gran parte nella provincia di Perugia, considerato che cittadini di diversi comuni umbri hanno visto lievitare nell'ultimo triennio l'importo della Tari a causa di costi derivanti dai continui trasporti di rifiuti fuori dall'Umbria e verso l'Umbria e a causa degli alti costi di trattamento che la società GEST SR, affidataria del servizio, ha concordato con la società Piceno Ambiente e con i comuni del lato Marche numero 5, ai quali corrisponde anche l'indennità di disagio ambientale come previsto dalla legge. Tenuto conto che il decreto legge 152 del 2006, il quale all'articolo 182, comma 3, prevede che è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere i livelli ottimali di utenza servita lo richiedano, e prosegua il comma 3 bis che il divieto a cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della Regione ritiene necessario avviare a smaltimento nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della Regione dove sono prodotti, per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali, per le quali è dichiarato lo stato d'emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, numero 225, che non è ovviamente il caso che riguarda l'Umbria. Abbiamo avuto ovviamente l'emergenza del terremoto, ma non abbiamo emergenze di tipo naturalistico e diciamo di emergenza appunto ambientale. Preso atto che gli accordi internazionali per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti organici non derivano da calamità naturali, ma dalla cattiva gestione dell'impiantistica della provincia di Perugia, la interrogo se la Giunta regionale, per sapere se al termine dell'anno corrente, quindi fra pochi giorni, ovvero alla scadenza dell'accordo appena prorogato per il trattamento dei rifiuti dell'ambito nell'impianto di Ascoli Piceno, si concluderà il conferimento dei rifiuti umbri nella Regione Marche. Grazie, prego Assessore Cecchini, mi raccomando anche a lei il rispetto dei tempi. La tesserina, no scusate, no, volevo dire intanto al consigliere Mancini di non far confusione tra la parola conferimento e trattamento, sono due parole completamente diverse e anche due concetti completamente diversi. Con il conferimento si conferiscono rifiuti urbani fuori regione collocati in altre discariche, con il trattamento si porta trattamento rifiuti urbani dopo la preselezione e poi si riporta indietro i sovvalli, il sottovaglio, quello che appunto viene dopo la biostabilizzazione. E questo è quanto recita l'accordo
approvato con la Regione Marche a dicembre 2017 per un quantitativo di 10.000 tonnellate annue come massimo, che rappresenta il 2% del fabbisogno di gestione umbro, e a dir la verità queste 10.000 tonnellate non sono state neanche portate tutte a trattamento, perché già da novembre, attraverso il lavoro di Auri, vengono destinate agli impianti regionali un po' Foligno, un po' Città di Castello, un po' Orvieto, per far sì che appunto si metta a sistema l'impiantistica regionale per evitare di andare fuori regione. È vero che non si può portare rifiuti fuori a meno che non ci siano accordi interregionali. L'accordo con le Marche appunto è stato stipulato dall'Umbria, volendo non si conclude perché rimane una capacità ancora del 10% rispetto all'accordo, ma mi pare di poter dire che ci siamo incamminati nella strada giusta utilizzando gli impianti regionali, e a dir la verità anche un passo significativo ulteriore, non solo per il trattamento ma anche per il conferimento, perché dopo mesi di immobilismo, anche su sollecitazione della giunta regionale, TSA ha scritto alla giunta regionale dicendo che ha affidato la progettazione per il consolidamento della discarica di Borgo Giglione. Noi abbiamo detto che cofinanzieremo con 1 milione di euro per fare in modo che appunto ci sia garanzia di trattamento e anche di conferimento per il fabbisogno regionale, almeno fino a quando non raggiungeremo oltre il 70% di raccolta differenziata, che è l'obiettivo. Ma anche su questo, e non bisogna far confusione, consigliere Mancini, non è che 5 anni di inattività e di immobilismo dell'amministrazione comunale di Perugia possono essere addebitate alla giunta regionale, che come competenza la regione ha quella della programmazione, pianificazione e controllo, oltre a cofinanziare gli investimenti quando vengono fatti. Noi ci siamo fatti carico, credo, anche di svolgere un ruolo che non era strettamente della Regione, a fronte delle vicende che hanno interessato soprattutto l'ambito dove fa capo Geseno, GEST, CESIA, TSA, e è inutile che vi ricordo qui che il Comune di Perugia è socio al 49% di Geseno. Ora, a volte si ha la sensazione che si facciano più gli interessi della propria azienda che non quella dei cittadini. È pur vero che noi abbiamo detto, di fronte a quell'immobilismo, che avremmo dato la possibilità di trattare rifiuti fuori regione a patto che questo non avesse gravato sulle tasche dei cittadini. Non siamo noi a stabilire le tariffe, come ci farebbe piacere e ci farà piacere andare a verificare come le società di gestione, i gestori, hanno utilizzato quella parte residua di risorse che comunque, attraverso quanto pagano i cittadini, deve essere accantonato per fare gli investimenti, per fare la manutenzione, per fare tutto quello che è necessario per avere degli impianti efficienti. E voglio ricordare che gli impianti tutti quanti e le discariche o sono proprietà al 100% o in comproprietà o sono dati in gestione dai comuni, non della Regione, che naturalmente non possiede né impianti né discariche né quantomeno la gestione del servizio. Ecco, dico questo per affermare che io credo che non ci sarà bisogno dell'accordo con le Marche per il 2019, non lo escludo perché a volte basta la manutenzione, che ci sia bisogno di una manutenzione straordinaria in un impianto per 2 o 3 settimane, che magari c'è bisogno di un po' di ossigeno, ma in condizioni normali credo che sia così. E sarebbe anche anomalo, visto che, anche se questa è una tradizione, siamo arrivati al 19 dicembre e né il Comune di Perugia, né GEST, né nessun altro ci ha chiesto niente. È vero che ci hanno abituato a rovinare Capodanno, Ferragosto, tutte Assessore le feste comandate tempo, perché pongono il problema all'ultimo minuto. Ci par di capire che quest'anno le feste del Natale le faremo tranquille. Grazie, prego Vicepresidente Mancini, mi raccomando. Io accetto l'intervento dell'assessore Cecchini, anche simpatico oltre che diciamo pungente, e quindi lo accetto con simpatia. Carissimo assessore, io leggendo tra l'altro l'ultimo paragrafo del nostro documento, firmato anche dal collega Fiorini, dice: preso atto che gli accordi interregionali per il trattamento e lo smaltimento, quindi io
Beh, ho fatto per abbreviare, però diciamo il documento è chiaro. E poi mi dispiace che lei, sapendo benissimo che a Perugia in questi ultimi 4 anni non c'è stato un governo di centro-sinistra, ha voluto mettere, come si dice, il ditino. Però ho qui l'aumento della Tari, che riguardano ovviamente altri comuni dell'Umbria, in particolar modo li vado a elencare. Città di Castello, dove c'è ovviamente un gestore totalmente quasi partecipato dallo stesso comune, che ha anche una discarica in gestione, più 21%, Umbertide, roba fresca della Lega negli ultimi 6 mesi, ma parliamo del triennio, 32% di Tari, Gubbio più 28%, Magione più 15%, Castiglion del Lago esattamente più 23%. Io ho visto prima il presidente Brega e concludo, presidente della seconda commissione, io qui ho sotto mano l'atto che fece scalpore, l'atto 1000. Ho finito, guardi, 1273, la relazione sulla gestione dei rifiuti e l'impiantistica regionale, a cura, stiamo parlando dell'annualità 2016, quindi già si denuncia, ancorché postuma, di 2 anni l'inefficienza degli impianti, che ovviamente ha ragione l'assessore, non sono della Regione. Ma la Regione ha stipulato un documento importantissimo, si chiama Piano Regionale dei Rifiuti, e qualora i gestori, come questo documento certifica e dice, l'effetto virtuoso del calo della produzione dei rifiuti e dell'aumento della raccolta differenziata dei comuni e dei cittadini è vanificato per oltre un terzo dalla scarsa efficienza dei processi di trattamento, in particolar modo dei rifiuti organici, che determina la necessità di avviare comunque a smaltimento un considerevole quantitativo di scarti. Benissimo. E aggiungo, a portarli ovviamente anche in un'altra regione. Politicamente, assessore, noi non possiamo tacere davanti a queste dichiarazioni, tra l'altro certificati dalla stessa regione e anche dalla presidenta della seconda commissione, cioè non possiamo lasciare sotto passare in cavalleria che in questi anni i gestori che hanno vinto ovviamente di fronte a una gara il loro contratto di servizio per la gestione dei rifiuti hanno fallito la gestione degli impianti, perché noi abbiamo concesso un servizio a seguito di una gara, però poi alla fine... Per favore, allora, sì, non si possono fare interrogazioni, cioè, di questa durata, nel abbiamo quadro, detto che e poi i tempi nessuno evidenzia che loro non tutti sono efficienti. Il tema la Lega, altro approfondimento, e noi dobbiamo e quindi io chiudo la questa interrogazione di far cambiare questa tendenza. Possiamo... Grazie. Grazie, finalmente. Allora, se volete trattare i temi diversamente, non utilizzate lo strumento delle interrogazioni, che da quando abbiamo iniziato ad oggi sappiamo essere contingentate, per favore. Allora, prossimo oggetto è il 168, un'interrogazione del consigliere Morroni, rivolto all'assessore Bartolini, azioni svolte dalla Giunta regionale per agevolare la mobilità in ambito regionale del personale eccedente dalle società a controllo pubblico. Prego, consigliere Morroni. Sì, grazie Presidente. Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, il numero 175, il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, con il quale è stato riformato il sistema delle società a partecipazione pubblica. Visto in particolare l'articolo 25 del predetto decreto legislativo, che prevede che entro il 30 settembre 2017 le società a controllo pubblico dovevano effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, doveva essere trasmesso alla Regione, che doveva a sua volta formare e gestire l'elenco dei suddetti lavoratori e agevolare i relativi processi di mobilità in ambito regionale. Le Regioni, entro il 30 marzo del 2018, dovevano trasmettere gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che deve a sua volta gestire tali elenchi. Le società a controllo pubblico fino al 30 giugno 2018 non potevano procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo
agli elenchi in argomento e le regioni, esclusivamente ove fosse stato indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze non disponibile negli elenchi, potevano autorizzare in deroga al divieto l'avvio delle procedure di assunzione. La gestione degli elenchi dal 31 marzo 2018 è svolta dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2017, disposizioni di attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, il numero 175 in materia di personale delle società a partecipazione pubblica. Considerato che all'articolo 3,4 del decreto ministeriale di che trattasi, è ribadito che le regioni devono agevolare la mobilità in ambito regionale del personale eccedente delle società a controllo pubblico, anche con il coinvolgimento delle parti sociali a livello territoriale e anche attraverso la promozione di specifici percorsi di politica attiva del lavoro, ivi inclusi percorsi formativi, ricorrendo anche ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Considerato che in data 8 novembre 2018 è stata presentata dal sottoscritto richiesta formale di informazioni e documenti relativi agli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati, tale richiesta formale è stata avanzata al servizio provveditorato, gare, contratti e gestione partecipata della Giunta regionale, richiesta che non ha avuto risposta e ciò che è ancora più grave, che non ha avuto risposta nemmeno a seguito di un sollecito che è stato fatto. Quindi ritengo tale condotta una condotta grave, lesiva delle prerogative di un consigliere regionale, quindi segnalo all'attenzione dell'assessore regionale ma anche del presidente dell'assemblea questo comportamento sicuramente censurabile. Tutto ciò premesso e considerato, interrogo la giunta regionale per conoscere il numero del personale dichiarato eccedente dalle società a controllo pubblico ed inoltre per sapere quali azioni sono state realizzate per agevolare la mobilità in ambito regionale del predetto personale presente nelle liste regionali e se la Giunta ha provveduto in tale percorso a coinvolgere le parti sociali a livello territoriale. Grazie. Grazie consigliere Morroni. Prego assessore Bartolini. Io personalmente la questione del collocamento nelle liste delle eccedenze l'ho seguito con, anche se premetto non è una competenza più regionale e la competenza regionale è stata per un periodo di tempo limitatissimo, nonostante, perché è stata sostanzialmente da fine novembre 2017, perché è stato attivato dopo, fino al 31 marzo del 2018, da oggi è gestito da ANPAL nazionale. Io personalmente, e qui i lavoratori me ne possono, o almeno le loro rappresentanze me ne possono dare atto, sono stato più di una volta convocato dalle associazioni sindacali, sono venuto al comune di Foligno, ho cercato nei limiti del possibile di trovare una soluzione, ma non c'erano possibilità sulle altre società partecipate. Stessa cosa stiamo facendo per il consorzio Crescendo, dove ci sono tre lavoratori, li ho incontrati anche un mese fa. Personalmente aggiungo che ho chiesto come Regione Umbria, e ne ho parlato direttamente al Presidente di Conferenza Regioni l'ultimo giovedì scorso, col Presidente Bonaccini, perché naturalmente è una questione che non riguarda solo la nostra Regione, ma è una questione che comunque, diciamo, abbiamo cura, e a gennaio chiederò una messa all'ordine del giorno in conferenza regioni del punto specifico. Ma qual è il problema? Perché siamo costretti a investire addirittura conferenza regioni? Perché da ANPAL non si riescono più a avere notizie, non ci hanno dato comunicazioni scritte, ecco perché l'ufficio, non è che lo voglio difendere, però l'ufficio ha contattato ANPAL per acquisire informazioni, ma anche nella nota che poi se vuole le trasmetto, non hanno mai comunicato niente per iscritto, solo telefonicamente.
e dal punto di vista telefonico poi neanche con i, diciamo, i vertici dell'agenzia le notizie non sono le più rassicuranti. Ci dicono, ripeto, per risposta telefonica ci hanno detto che esistono effettivamente presso ALPAL e presso il registro in ANPAL i lavoratori di FILS e i lavoratori 31 e i lavoratori del consorzio Crescendo 3, ma quello che è preoccupante è che ci dicono che secondo loro, e su questo noi abbiamo dei grossi dubbi come regioni, l'iscrizione ad oggi non attribuisce alcuna priorità o prerogativa agli iscritti, soprattutto tenuto conto che le società pubbliche sono tenute ad assumere mediante selezione pubblica. E la cosa più preoccupante è che ANPAL ci dice l'elenco è quindi fermo e non più attivo. Sinceramente la questione è preoccupante e visto che non riusciamo ad avere una posizione ufficiale, io mi impegno di fronte ai lavoratori, nei poteri che abbiamo come regione, a portare avanti la cosa in conferenza e in modo da chiedere un'audizione di ANPAL in conferenza regioni. Però è tutta una questione che è in mano al governo nazionale, perché ANPAL è un'agenzia del statale e direttamente dipendente dal Ministero dello Sviluppo Economico. Grazie consigliere Bartolini, prego consigliere Morroni per la replica. Sì, beh, non sono affatto soddisfatto della risposta fornita dall'assessore per una serie di ragioni, ma al di là del breve lasso di tempo in cui le competenze, uso questo termine, erano in capo alla regione, però erano competenze ben scandite dalla norma che ho richiamato, per cui quello che ci premeva porre in luce è se la Regione ha davvero messo in campo tutte le attività che il decreto, la legge Madia gli assegnava in capo e che la situazione anche dell'Umbria e di alcune realtà in modo particolare reclamavano. Mi pare che su questo ci sia stato un atteggiamento eccessivamente leggero da parte della Giunta regionale, tant'è che quello che noi abbiamo chiesto con l'accesso agli atti è se la Regione ha assolto al compito di trasmettere l'elenco all'Agenzia Nazionale. È quello l'elenco che noi abbiamo chiesto. E quindi la risposta dell'Agenzia Nazionale non ha nulla a che fare con l'istanza che noi abbiamo rivolto agli uffici, perché gli uffici potevano tranquillamente dire questo è l'elenco che noi abbiamo inviato nel rispetto delle tempistiche, dei compiti attribuiti dalla legge all'ANPAL. E come no, questo la legge prevede. Su questo mi pare che, ripeto, ci sia stato un atteggiamento non sufficientemente attento, così come, alla luce anche delle risposte fornite dall'Agenzia Nazionale, ricordo che è in capo alla Regione il compito di mettere in campo delle politiche attive nei riguardi di questo personale, di operare una sorta di concertazione anche con le forze sociali, proprio per favorire un reinserimento di queste persone. Quindi mi pare, torno a dire, che su questi compiti, su queste situazioni, si evidenzi in maniera eloquente un atteggiamento purtroppo disattento e lacunoso della Giunta regionale. Mi auguro che anche sulla scorta delle considerazioni con le quali lei ha chiuso il suo intervento, assessore, quindi del Comitato anche delle Regioni, possa essere ripresa con vigore e con slancio diverso da quello dimostrato nei mesi passati un'attenzione idonea a favorire una soluzione per delle persone, per dei lavoratori che meritano una giusta attenzione. Grazie.